L'oro rosa è un contornocchi a tripla azione. Ha un'azione anti-age intensiva, un'azione anti-occhiaie e un'azione anti-borse. È una delicata emulsione dal tocco setoso, rende compatta la pelle, uniformando il colorito della zona perioculare e donando subito uno sguardo luminoso e più fresco. L'azione anti-age che svolge è un'azione a 360 gradi su quest'area, perché va ad agire sulle rughe perioculari, ha un effetto tensore botox-like e un effetto liftante sulle palpebre superiori. Sulle rughe perioculari agisce l'olio di Pracaxi, che è un olio dell'Amazzonia, conosciuto anche come olio del miracolo, perché è capace di lenire le ferite e di cicatrizzare il tessuto cutaneo. Questo è dovuto alla presenza di acidi grassi contenuti al suo interno, come l'acido oleico, linoleico e anche l'acido benico, di questo acido è la principale fonte in natura. L'olio di Pracaxi va ad aumentare la presenza di acido ialuronico ed aumentare la densità del collagene. A questa attività anti-age contribuiscono due peptidi che abbiamo inserito all'interno della formulazione. I peptidi sono delle sequenze amminoacidiche che vanno un po' ad imitare proprio i peptidi che sono presenti all'interno del nostro organismo. Quindi possiamo definirli degli ingredienti biologicamente attivi su misura. Nel caso specifico abbiamo un peptide segnale che va a mimare il meccanismo di produzione del collagene, quindi stimola i fibroblasti, va ad aumentare la produzione di nuovo collagene e quindi migliorando visivamente proprio l'aspetto della pelle. Abbiamo inoltre un peptide che va ad agire sui neurotrasmettitori e nel caso specifico va a mimare una sequenza amminoacidica che viene chiamata vaglerina 1, che è una sequenza amminoacidica contenuta all'interno del veleno della vipera templare. Quindi è un antagonista dei recettori dell'acetilcolina a livello muscolare. Cosa vuol dire? Va a rilassare la muscolatura, quindi donando questo effetto tensore immediato, del tutto sicuro, botox-like. Quindi va a distendere le rughe di espressione e anche le zampe di gallina. L'effetto lifting invece sulle palpebre superiori è dato dalla combinazione di due estratti vegetali, uno ottenuto dalle foglie di quercia dell'Albizia julibrissin, che è una pianta con attività antiglicante. Cioè, cosa vuol dire? Va ad impedire la formazione del legame tra la molecola di zucchero e le molecole di elastina e di collagene, e che vanno a determinare un assottigliamento del collagene e quindi ad aumentare il processo dell'invecchiamento cutaneo. L'altro componente vegetale è il darutoside, una molecola di terpenica che viene ottenuta dalle foglie della pianta conosciuta come il guarisci presto, perché ha queste proprietà cicatrizzanti e rigeneranti. E il darutoside va a stimolare la produzione di collagene ed elastina e insieme all'Albizia julibrissin hanno questo effetto sinergico nel contrastare il rilassamento delle palpebre superiori, quindi con un effetto liftante immediato. L'oro rosa ha anche un'azione anti-occhiaie. Per spiegare meglio questa problematica, possiamo parlare di kuma. Kuma è una parola giapponese, che significa panda. E il panda è un animale, caratterizzato proprio da questa accentuata colorazione, scura intorno agli occhi. Il kuma therapy, abbraccia un po' tutta questa branca delle problematiche perioculari, andando a identificare tre tipologie di colori: il kuma rosso, il kuma blu e il kuma marrone. Il kuma rosso è indice di infiammazione, il kuma blu è indice di cattiva circolazione, il kuma marrone invece di accumuli di melanina. Le occhiaie possono essere il risultato di una, di due o di tutte e tre queste problematiche. All'interno dell'oro rosa abbiamo inserito degli attivi che vanno a prendere tutti e tre questi aspetti. Abbiamo utilizzato l'esperidina, che è un bioflavonoide ottenuto dalla buccia degli agrumi, che ha questa azione antiossidante e vasoprotettiva. Quindi va a stimolare il microcircolo e riattivando il microcircolo va proprio ad attenuare questa componente blu delle occhiaie. Il fitocomplesso dell'acido gallico va ad agire in maniera completa su tutte e tre le problematiche. Va ad agire sull'infiammazione, va a riattivare il microcircolo e inoltre va ad agire anche sugli accumuli di melanina, quindi agendo in maniera completa. E inoltre sulle occhiaie vanno ad agire il bisabololo, che è derivato dall'olio essenziale di camomilla, che ha un'azione antinfiammatoria, e una vitamina C stabilizzata, che ha questa azione depigmentante. L'oro rosa ha anche un'azione antiborse,
I suoi attivi che agiscono a riguardo sono la caffeina, la teofillina e l'olio essenziale di ginepro. Hanno questa azione drenante e antiedematosa, quindi vanno a ridurre proprio il gonfiore localizzato. La bellezza di questa crema è data anche dal suo emulsionante, che non è solamente un componente strutturale ma anche funzionale. È un ingrediente biomimetico perché va a mimare il doppio strato fosfolipidico della pelle. Questo ha un duplice vantaggio: al fatto di rendere la crema particolarmente dermocompatibile, poi fonde quello doppio strato fosfolipidico andando a facilitare e veicolare meglio gli attivi contenuti all'interno. Test effettuati nei nostri laboratori su volontari hanno mostrato come l'utilizzo della crema per 3 settimane, 2 volte al giorno, porta ad una riduzione significativa della rugosità del meno 22,8%, un aumento dell'elasticità del più 5,4% e un aumento dell'idratazione del 16,6%. Alle stesse volontarie è stato chiesto anche di compilare un questionario di gradevolezza che ha pienamente confermato l'efficacia del prodotto. Inoltre è un prodotto sicuro e non irritante perché è stato anche testato oftalmologicamente in presenza di un medico oculista.